Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342-004-5098. A Cattolica va in onda il Festival Giallorosso, la squadra di Giorgi conquistata la promozione la domenica prima, scende in campo più del match con una maglia che riporta anche l'hashtag dell'eccellenza. I giallorossi giocano davanti al pubblico delle grandi occasioni, mai mancato l'apporto in questa stagione di fronte a una signora squadra, la seconda della classe, Cotignola. La gara inizia con gli ospiti subito pericolosi, con il tiro di Bazzari bloccato da Benghi che sostituisce Andreani, dato anche il valzer delle sostituzioni fatte proprio valere dal mister Giorgi. Ancora ospiti avanti, questo rasoterra insidioso di sera deviato da Benghi in calcio d'angolo. Dall'altra parte Cattolica si fa vedere dal corner, ma Generali manca l'appuntamento con i gol. Gli ospiti tirano il fiato, sbagliano il disimpegno favorendo l'inserimento di Delia che spreca calciando alto. In contropiede Cotignola si rende pericoloso con Paganelli, stessa conclusione di Serra, fuori di un nulla. Ma prova e riprova, gli ospiti vanno in rete con Carapia, bravo ad incuniarsi nell'area avversaria e a battere Benghi. Il pubblico locale si chiede dove sia passato il giocatore, ma soprattutto dove sia passato il pallone. Nella ripresa Cotignola potrebbe chiudere i conti, ma Bazzari centra il palo. Alto gol divorato questa volta in contropiede, l'occasione 2-0 la spreca Pirazzoli che sfiora in montante. Il Cattolica dalla parte opposta scalda i guantoni a Cesaretti e il preludio al gol che arriva quando Casorla mette al centro un delizioso assist per la testa di Parma che firma l'1-1 per la gioia giallorossa. Il Cotignola non demorde, cerca la vittoria come del resto il Cattolica, nell'ordine neoentrato Ada centra Benghi che si salva in corner. Dall'altra parte l'altro neoentrato Brighi spara addosso a Cesaretti al photo finish. 1-1 il finale, Cattolica festeggia la promozione davanti al proprio pubblico salutando il cosiddetto dodicesimo uomo. Dato anche il gemellaggio con il Rimini, a fare festa sono stati in questa annata magica sia i giallorossi che i biancorossi. Il Cotignola merita il piazzamento in classifica, ma quest'anno occorre dire che davanti si è trovata una grande squadra. Lo stesso pensiero lo hanno avuto un po' tutte le compagini di questo girone. Bravo mister Giorgi a far quadrare tutto, brava la società a portare a casa con i fatti questa promozione. Bentornati dunque in eccellenza. Molto soddisfatto del Cattolica, molto soddisfatto della stagione, sono soddisfatto di parecchie cose, soddisfatto del pubblico, degli ultras, dei tifosi della tribuna, soddisfatto del comportamento della squadra, una squadra matura, attenta, concentrata, soddisfatto dello staff tecnico e speriamo a breve di essere soddisfatti anche dell'amministrazione comunale, visto che adesso la grande partita del Cattolica si gioca fuori dal campo. Quindi speriamo bene. Ma beh, sono parecchi i momenti belli. Diciamo che la stagione è stata una stagione travagliata, partendo da un inizio un po' sottotono, l'eliminazione in Coppa. Dopo abbiamo fatto il cambio allenatore, una bella cavalcata, 10 risultati utili consecutivi, ma forse il momento più bello è la vittoria in trasferta proprio col Cotignola. 1-0 al 90° con gol di Pasolini inaspettato, è stata un'esultanza. Questo è stato uno dei momenti più belli.